In quel tempo, Gesù, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti». Ecco, inizierei dal ritornello che accompagna ogni beatitudine, il tema della ricompensa. Ogni beatitudine presenta questo medesimo schema: beati questi perché riceveranno quest'altro. Ecco, già sento gli echi del buon Freud, il quale considerava fragili, psicologicamente immature, le persone che fanno qualcosa per una ricompensa. E fra queste categorie di dipendenze, i peggiori ovviamente sono i cristiani, che credono ad una ricompensa irrealizzabile nell'aldilà. Poi ci metteva la sua anche Marx, il quale riteneva la religione un oppio dei popoli. Non solo uomini immaturi, quindi, ma anche cristiani doppati. E vabbè. Quindi per questi signori essere uomini e donne mature significa non andare dietro a ricompense. Devi essere capace di autosostenerti e non confidare in altri che in te stesso. Sentite questa canzone che mi è sempre piaciuta, di John Lennon. I just believe in me, credo solo in me, concludeva così questa vecchia canzone di John Lennon, dopo aver rinnegato Gesù Cristo e gli stessi Beatles. Ma non è il superuomo, quello di Nietzsche? Io personalmente non credo ai superuomini, credo piuttosto ai santi. Credo a una Santa Teresina che come una bambina si affida a Dio, con le sue fragilità, le sue paure, ma con la fiducia dei bimbi che sanno che il loro babbo non li abbandona mai. Credo a San Francesco, il quale a proposito delle ricompense diceva: «Ogni pena mi è diletta, pensando al paradiso che mi aspetta». Io credo nella ricompensa di Dio, ma non solo in quella dell'aldilà. Le ricompense non stanno semplicemente dietro o davanti le beatitudini, ma stanno dentro le beatitudini. Mi spiego meglio. Se leggo «beati puri di cuore perché vedranno Dio», non dobbiamo pensare a tenerci puri per vedere un giorno Dio in paradiso. No, la purezza del cuore è per vedere Dio oggi, per vederlo nel sole che sorge, nel volto di una mamma che ti serve da quando inizia il giorno,
nella scuola che è già carità a distanza, nel lavoro che svolgi con fedeltà. Insomma, chi è puro vede Dio ovunque. Questo è il senso, accorgersi che quella ricompensa sta già dentro la beatitudine che vivi.